E un saluto da Darko e Clo. Eccoci su Rise, Son of Rome. Allora, eravamo rimasti che si era scoperto che Marius era Damocle più o meno, e quindi era tornato a Roma per vendicarsi. Adesso eravamo arrivati in quel punto dove sì, era arrivato a Roma e c'era tutta la gente ma lasciata lì allo sbando. Quindi sono proprio io curioso di vedere cosa si farà in quella parte. Cosa combatteremo? Infatti. Perché non penso che ci siano i barbari, o almeno che tornano a invadere ancora. Appunto. Sarebbe un problema. Come sarà adesso? Scontato se vengono ancora. Vabbè. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere. Ok, eccoci qua, vicino al Colosseo, e proviamo ad andare a vedere cosa c'è più avanti. Certo, dobbiamo raggiungere la villa della nostra famiglia. Qui c'è tutta gente che sta male. Pensiamo noi. Vediamo se c'è roba da... Sono sconvolto. Oh, questo brillucica. Pergamena. Abbiamo una pergamena del tesoro. La mappa del tesoro. La mappa segreta di Roma. Perché non cammina? Se il tizio muore. Ma dai! Oh. Proseguiamo. Ancora a venire. Addirittura qui è tagliato. Tagliano la testa. Ok, allora, proseguiamo. Salta giù. Sta facendo fare tipo la strada di quella all'inizio a ritroso. È vero. Però non capisco adesso cos'è. Deve saltare qua. No. Cosa bisogna fare? Mi sono perso. Però mi sa che sto giro non andremo contro Nerone, andremo contro l'imperatore quello là. Ah, sì? Quelli là, sì, credo, eh. Poi non è la mia supposizione. Vedi, cos'è? Pretoriani! E questo chi sarebbe? Un eroe valoroso? Un veterano delle campagne? Gettate le spade, o vi ucciderò seduta stante. Ecco, prendetelo! Va bene, no, ma cosa sono questi? Fagliela pagare! Forza! Andiamo! Andiamo. Ma che... è morto! Uccidete quel maledetto! A me l'abbiamo salvato. Sì, sì, così! No, insegna quel rifiuto una lezione! Fatemi spazio! Infatti, ti hanno messo in un angolo. Aspetta che devo uccidere. Non si permettono queste creature. Non si mette mai all'angolo. Top! Guardami con la maschera nera. Non mi prende bene il tasto. Chi sono secondo me? Beh, devo dire che però la loro luce non è male. Però non hanno il castore. Viola? No, che brutta. Non hanno le luci. Tra l'altro, mentre c'è questo combattimento, vogliamo farvi notare la nostra nuova icona in basso a destra. Che l'avrete notata anche in Jurassic Park. Solo che questa qua è a tema di Rise. Sì. Intenzione di farle tutta tema dei giochi delle serie che facciamo. Sì. E abbiamo scelto di fare come prima Rise, visto il nostro effetto per Mario. Sì. Visto che sapevo che venivano molto pucciose. Ovviamente siamo io e Darko in versione romana, combattenti romani. Esatto. Quindi quello in basso a destra non è Marius, ma è Darko vestito da Roma. L'altro ovviamente non è un... Non è Marius, ma è la non è Marius con i capelli lunghi e senza elmo, ma sono io. Comunque io l'ho disegnato e Darko l'ha colorato. C'è qualcuno? Okay. Sì. Noi quando facciamo le cose disegnate siamo in coppia così. Già. Non vedono la testa col crestone lì, no, ma va. Ma va, il crestone non si vede, è invisibile. Anche lui è green skin. Anche lui meglio stare lontano dalle strade per evitare i problemi. Così praticamente la gente lo vede, un uomo che cammina senza testa. Già, andiamo per sicurezza, mi sa che ci sono. Ma poi io mi sono persa un pezzo, ma noi non eravamo da Cesare che gli abbiamo detto che eravamo da... ma questo è ancora passato, prima ancora. E infatti non so cosa contro cosa andremo. E noi lo troveremo. E quindi capiremo perché assassino. Cesare ce l'ha tanto, no? Perché Marius ce l'ha tanto con Cesare. Vabbè, ce l'hanno un po' tutti con Cesare, però Marius mi sembra che ce l'abbia proprio sul personale. È abbastanza. È un tratto di tradimento, ma non lo so. Non so da cosa chi è che è stato tradito comunque nella sua legione. No, c'era un attacco speciale. Dove vai? Cioè, volevi, Praticamente Marius e la sua legione sono stati traditi. Ma ancora non sappiamo. Da Cesare, ok, ma come? Quando? Cesare, e perché? Non so se succede. Ah, Nerone, ho sbagliato, volevo dire Nerone. Esatto. E Cesare dov'è? Cesare non c'è questo gioco, Cesare. Penso di no. Bello non aver studiato storia. Mamma mia. No, io l'ho studiata storia, ma ero una capra. Cioè, io in storia proprio
Non ricordavo niente, mi dispiace. Vedo delle scale comunque. Prendiamole dei Credo data. Che dovremmo salire. No, io in storia proprio mi impegnavo, studiavo, ma niente, non mi entrava in testa. Cioè. Oddio, che caricamento. Ma comunque sì, anche quando leggo un libro non mi ricordo mai poi, a distanza di tempo non mi ricordo mai com'era la storia, tipo. Quindi, cioè, non è una questione che non mi interessa quella cosa, perché io non mi ricordo le cose. Quello si nasconde là dietro, ma non riscopriamo. Top. Troppi. Anche sto gioco tra un anno potremo rifare di nuovo la serie, perché tanto non me la ricorderò. Non se la ricorderebbe. Ci vedo altri arcieri, ma non mi sei messo. Sarei sorpresa come se lo vedessi per la prima. Ok, io ho ucciso questi, però ora. Ah, di qua c'è la stradina, Ma che bello, proprio bello. Peccato che è una giornata così piena di nemici. Se no poteva andarsi a fare una passeggiata con la sua famiglia, che non c'è più. Non c'è nessuno. Poteva trovarsi una fidanzata. Io vado a farmi un bagno. Hai finito di uccidere, farabutto. Ma dove sono? Dove sono? Dove sono? Ora! Qua si vede che non regolano bene il cloro. Io li faccio nuovo. Resa o morte? Resa o morte? Trado io la morte adesso. Resa o morte, ma da parte tua. Quindi conviene che vi arrendete voi, non io. Perché io sono Damoclex Mario. Damoclex Excelior. Excelior. Andiamo avanti. Io posso, mi lavo i piedi nell'acqua sporca. Ok, proseguiamo su. Col tempo ma che palle, dove sono ancora? Ma quanti ne arrivano? Mi fate andare avanti oppure devo stare qua a giocare con voi? Cioè, noi dobbiamo capire chi siete, quindi smettetela di romperci le palle. Quando so chi siete, giocherò con voi. Adesso basta. Tra l'altro, da quelle c'è uno scudo volante. Ma come vola? E quando finisce il combattimento, torna giù, riprende gravità. Sì, ce oddio. Sotto acqua, vai. Negato. Lo sto affogando. Lo sto affogando. No, ma che crudele. Ma cattivissimo. No. Cioè, se non combattevamo nell'acqua non lo scoprivamo. Era anche prima, però me l'ha dato solo l'ultimo. Infatti. Aspetta che vado prima che poi ne arrivino altri. No, infatti. Io mi tocca stare lì. Secondo me lì c'è uno spam infinito. Possibile. La parte erbosa di Roma. Chi è? Buttano i cadaveri giù. 59. Quanti ancora? Circa un centinaio. Sulla via Augusta, qualcuno ha ritratto la faccia di Nerone sulle natiche di un somaro. Quindi ci sono tutti quelli che hanno disegnato. Pessima idea. Ritorsione collettiva. Questo qua si è un po' buggato. Stiamo seppellendo l'intera via. Vabbè. Uccidono quelli che vanno contro Nerone, quindi quello. Oh! Ho capito, ma allora perché uccidono anche noi? Ok, iscritti. Questo è anche per voi. Anche già lo sfondo, ma la cartolina che c'è qua dice tutto. Anche se ormai le vacanze sono finite, però vabbè. Noi facciamo sempre le cartoline. Adesso sicuramente ci saranno altri. Praticamente vogliono uccidere tutti quelli che avevano. Né servizi, né alloggi. Cibo? Quale cibo? Devo vendicare per quello. Ti sei perso, straniero? No. Sono a casa. Non è come la ricordavi, vero? No. Roma ormai non è più. Non lo so. Va bene. Qui dove eravamo a casa. Questa è casa nostra? Sì. Che però è rimasta incustodita. Lo scudo rimane su. Posso fare l'equilibrista e mettere anche l'elmo sopra lo scudo. Beh, insomma, i suoi pareti, se non li uccidevano i barbari, li avrebbero uccisi questi qua. Inutile che fa con la faccia, tanto ormai non c'era più nessuno. Povero, dai, guarda. Zai ricorda il passato? Sì. Quindi non ricordo il passato del passato? Sì, questo è il passato, ti ricorda il passato. Già. Cos'è la sete? Vedi, Marius, i nostri peggiori nemici non strisciano solo nelle terre più remote. Chi sei? Perché tutto questo? Mio padre era un eroe di Roma. Tuo padre era un grande generale e un senatore apprezzato. Troppo apprezzato, forse. L'imperatore è un uomo invidioso. Un uomo meschino. Tuo padre viveva per servire Roma. Nerone serve solo se stesso. Aspira al potere fine a se stesso.
si crede un dio. Il gelido vento sussurrò parole avvelenate all'orecchio dell'imperatore. Tuo padre e altri come lui volevano rendere Roma al suo popolo. L'imperatore li fece assassinare. Dopotutto, è ciò che gli imperatori fanno. Il frutto della sua ingordigia fu spartito tra i suoi figli, Basilio e Commodo. Egli li colmò di poteri e responsabilità smisurate di cui erano indegni. Roma abbandona i suoi figli, Marius. Tu hai un ruolo fondamentale nella tragedia umana. Del resto, tutti quanti noi siamo indispensabili. Damocle, spirito della vendetta. Il destino dell'impero è nelle tue mani. Salva Roma. Salvala da loro. Da loro. Va bene. Ma tutti torti. No, infatti. Cos'è combattere con uno spadino? Poi in realtà quello lì non lo vedremo mai. Vabbè, ma quello è uno spadino magico. Cosa fa? Si... Che cos'è? No, devo censurare, che palle. Ma no, forse sono già censurato. Secondo perché me questa scena? Si sta facendo la divisa. Ah boh, sono già censurate da sole, perfetto, mi è andata bene. Si sta facendo la divisa. La Democle, però non capisco questa scena cosa serve. Non cosa da c'entra. Democle, da quelli da Viola. Dici? Sì, secondo me è da Democle. Però non capisco queste scene un po' porno. Perché fai vedere mentre lui fa quella roba lì, questo qua è qua che si diverte. Ah, mentre lui progetta la vendetta. Meno male che l'hanno già censurate così. Dici che sono censurate? Perché guarda che i capezzoli sono un po' di fuori. Ma sarebbe un bel problema, Cioè, hanno coperto solo le aureole. Vedi che ti ho detto che faceva quella di Temple. Guardalo, adesso combatteremo con... Aspetta, ma la gente non si rende conto che dovevo c'è un... partecipare al torneo dell'imperatore. Soltanto vabbè, un quello. Uomo poteva consentirmelo. Allora gli feci visita. Damocle. Sono qui per il torneo. Ah! Sei un gladiatore. L'armatura leggendaria è un vero tocco di classe. Mi hai quasi... Solo i guerrieri più abili possono partecipare. Vediamo se... Combatti bene quanto... sai agghindarti. Quindi mi sa che mi tocca combattere. Sì, ma tanto vince. Da solo che è riuscito a volare giù da quella testa. Lui può. Vai, combattiamo! Vieni, vai! Per favore! Nel caso le regole non siano chiare, pugnalate alle spalle! Parti basse! Occhi! La mia avvelenata! Fate pure! Mi interessa! Solo uccidere un moriccio. Superba esecuzione. Sto cercando di ascoltare cosa dice quel tizio. Per questo stavo zitto. Dai, boom. E Democle uccide tutti. Alla fine quello là pensava che eravamo dentro di un tizissimo tempo. In effetti sei stato molto stupido a non riprendere. Ma tanto anche se se ne rendeva conto non poteva farci nulla. No. Dopo tutte le persone che abbiamo affrontato fino adesso. Tutte le persone che sono più fecche. Tanti nubi. Un esito davvero imprevisto. Mi sa che mio fratello Commodo ha trovato il suo antagonista. Bravo! Il bene, il meglio. Che il prossimo atto inizi. Un campione dell'arena. Direttamente chi? Da Batavia. Campione di battaglia. Vediamo com'è sto campione. Oh. Come va? Non ho distratto.
Sì. Allora, andiamo a scoprirla come se la cava. Sì, ma campione di Batavia e poi combatte anche, cioè c'è dietro gli aiutanti. Oh. E adesso gli faccio un bel culetto. Che campione è? Ho visto il tuo campione? Questo è il campione. Sì, gli altri sono delle sofferte. Siete magnifici. Ah, ma come si spaponeggia, insomma. Respiriamoci un po' di pepe. Per il prossimo atto diamo il benvenuto a due campioni. Romolo e Remo, devastatori di Cartagine. No, dai, su, uno in meno. Oh, ciao. Oh. E ti sei preso anche tutti. E adesso questo qua da solo non fa più un cazzo. Eh no, perché il problema è che erano in due. E adesso ti faccio negli spuntoni. Quando facevano le uombo colombo. Ecco. Bravo! È scomparso. Uno scontro impeccabile e sfolgorante. Incontriamoci nei miei alloggi. Desideri affrontare il tuo imperatore? E così sia. Raggiungi il Colosseo. Ma guarda, sta andando da solo, quindi. Ecco il tuo lascia passare. Non perderlo. Hai trasformato l'assassinio in un'arte. Ma io sono solito esprimermi in forme differenti. Ecco alcune delle mie ultime opere. Ho appena portato gli ultimi ritocchi. È un dono di mio padre, l'imperatore. Un'opera strabiliante, se posso permettermi. Con una sorpresa nascosta. Uno scomparto nella testa che gli fa versare lacrime di pregiato vino bianco a simboleggiare l'amore per l'impero. L'amore per l'impero. Ma forse potrebbe versare qualunque cosa. Qualunque. Ecco, qualunque cosa. Adesso lo metto da solo. Lo ha fatto. Sangue. Fiumi di sangue. E questo? Livide montagne affossano il senato. Le strade di Roma si tingeranno di rosso. Rosso sangue. Ti ho scorto nei miei sogni. Liberami se vuoi conoscere il tuo futuro. Eroe caduto di Roma. Spirito della vendetta. Interessante. Ma strano. Damocle. 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 Abbiamo capito. Morirà per mano del grande generale Marius. Sa come si chiama? E allora è davvero una veggente. Il generale per mano di Damocle. Ma Nerone soccomberà solo sotto i colpi della sua stessa lama.
Non puoi ucciderlo. Non riesco a capire se è nudo o vestito. Sopra non penso che non ci abbia niente a parte i dipinti. Però dettagli. Sei sicuro che è morto? Gli staccherà la testa. Vabbè. Però non si meritava una morte così, si meritava qualcosa di più doloroso, dai. Ah sì, sbrigativo lui. Non stava a pensare a ste cose. Dopo me ne ho uccisi tanti. Uno in più, uno in meno. Adesso la testa di Nerone piangerà sangue. Sì, però Commodore era il prossimo. Al Colosseo di Roma avrebbe sbandierato le sue grandi vittorie. È stato anche un po' ingenuo, però. Ingiustamente. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Sì, abbiamo avuto dei bei colpi di scena. Già. Quindi, se il video vi è piaciuto. Mario, sto parlando. Non si parla se poi adesso. Come qualcuno di mia conoscenza. Vabbè, comunque, se il video vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google+, che il link li trovate nella descrizione. E da Darko, Chloe e Marius è tutto. No, non Marius, Damocle. È tutto, ad un prossimo video! Beh, giusto. Questa azione avrà delle conseguenze. Andiamo a vedere come sta, andiamo a bullizzarlo un po'. No, ah, fa la foto! Peggio ancora! Vai, foto! No.